Invece il problema grosso che dovremmo sempre più allontanare
cosa chiede al secondo figlio il padre? La stessa cosa che ha chiesto al primo. La risposta è diametralmente opposta ed è estremamente formale. Sì, sì. Avrebbe potuto dire sì, padre. Avrebbe potuto rispondere in qualunque altra maniera. Sì, signore, è l'obbedienza formale, ma è un'obbedienza disincarnata, perché non c'è il cuore in quella risposta. Si potrebbe dire, ma come fai a dire che non c'è il cuore? Dai gesti. Non va a lavorare nella vigna. Signore, liberaci da ogni sterile formalismo. Libera la nostra comunità parrocchiale da tutto ciò che non è confidenza con te, da tutto ciò che non ci fa aprire il cuore alla tua presenza e alla tua parola. Liberaci da tutto ciò che è solo pura esternità. Liberaci da ogni presunto annuncio che non ponga al centro la persona umana e il cuore della persona. Ci avete dato dalla parte di Santa Caterina.
Le siamo grati, carissimo Padre, Monsignor Dio Camillo. Vi ricordiamo che all'inizio della comunità sei attesa di Messina ci siamo trovati molto bene nella chiesa di Santa Caterina. Un applauso per favore alla nostra comunità, se la chiesa un applauso per tutti e per tutti. Siamo cresciuti molto da allora e speriamo di poter continuare con voi al nostro fianco come fratelli e sorelle, un unico Padre Celeste. E questa è la nostra religione. Siamo cattolici, siamo uniti perché per adorare, per partecipare, perché per condividere le sue parole tutti i giorni. Carissimo Padre, per il riguardo che mostra per le nostre necessità, in particolare a me, al quale hai concesso di poter celebrare il mio 25° anno di Santo Sacerdozio, questo anno, in questa chiesa. Io e la mia comunità te ne siamo grati e ti ricorderemo e confideremo in un futuro di piena collaborazione. Le affidiamo il nostro futuro spirituale, rimettendoci alle sue opere umane, come nostro amico e fratello. Dio benedica tutta la vostra comunità. Grazie, grazie a voi. Peregrinazione a Maria.
confraterni e confraterni da San Giuseppe.